rispetto del tempo necessariamente breve concessoci mi ha indotto a scrivere il mio intervento nell'auspicio di essere anche così più preciso e più incisivo. Intanto un saluto affettuoso a tutti voi e soprattutto ai miei colleghi, ai colleghi che sono venuti da fuori, proprio come per un attestato di antica colleganza, ai colleghi in pensione che sono qua, che hanno varcato stretto. Un vivo forte grazie a tutte le autorità presenti, in particolar modo all'ANM che ha organizzato questo incontro e a coloro i quali hanno affrontato il lungo viaggio per dare testimonianza della loro partecipazione ad un momento di comune sentire. In una forte tensione orale e ideale rivolta alla crescita della nostra terra. Un saluto particolare ai giovani colleghi. In essi mi rivedo, nei loro sguardi c'è la nostra forza, i nostri antichi sogni e le emozioni del fatidico giorno in cui divenimmo magistrati. Non omnis moriar, in loro si perpetuerà la nostra storia, che vuole essere e è una missione. Le mie figlie qui presenti ed alcuni fratelli e amici sono preoccupati, temendo che l'amarezza e l'indignazione, nonché il mio carattere aperto e spontaneo, possano trascinarmi ad affermazioni troppo forti, seppur veritiere. Per questo ho preferito appuntare il mio intervento e per questo prometto che sarò molto pacato. Nel contempo esso ha un senso se, al di là delle valutazioni generali pur importanti, è espressione della drammatica vicenda che sto attraversando. Altri, meglio di me, saranno portatori del disagio generale che ci avvolge, figlio dei limiti e delle angustie quotidiane, conseguenti alle carenze croniche del nostro mondo. Ed allora, limitandomi all'essenziale, quale espressione appunto di questa mia esperienza, ricordo che questa è una terra caratterizzata per certi versi da una logica serpeggiante di violenza endemica, nella quale il cursus honorum nel mondo mafioso passa anche attraverso il ricorso a sanzioni che vanno dalle minacce pistolari all'invio intimidatorio di proiettili, all'incendio dell'auto o del negozio, all'attentato dinamitardo, alla morte. Sanzioni senza appello o benefici di legge. In tali punizioni si incorre appena si tenta un approccio meno usuale rispetto alle regole non scritte che disciplinano il rapporto guardiano. Ciò trova riscontro anche nel dato ineludibile, consistente nel fatto che anch'io, da consigliere di corte d'appello prima e da PC dopo, insieme a tanti colleghi, ho inflitto e ho chiesto decine di ergastoli e mai sono stato superato da alcuna fibrillazione. Si sente? Si sente?
tali punizioni si incorre appena si tenta un approccio meno usuale rispetto alle regole non scritte. Ciò trova riscontro anche nel dato ineludibile e consistente nel fatto che anch'io, da consigliere di corte di appello prima e da procuratore generale dopo, insieme a tanti colleghi ho inflitto e ho chiesto decine di ergastoli e mai sono stato sfiorato da alcuna infiltrazione del mondo criminale. Con tanti colleghi abbiamo trattato i processi che vanno da Rosarno, nomi famosi della criminalità, della Piani, Gromalli, Mamoliti, della Rivale, passando da Reggio fino a Luca e Mastelace. Ed allora la violenta, terribile attività punitiva e intimidatoria posta in essere dall'Ndrangheta nei miei confronti ha evidentemente due cause. Da un lato, da parte mia, un comportamento pur normale ma ritenuto anomalo, fuori dalle regole, che è venuto a scuotere l'ordinario percorso della giustizia. Dall'altro, l'insofferenza dell'Ndrangheta ad una rilettura del processo d'appello improntata ad un'impostazione più attenta da parte del mio ufficio. Ripercorrere le ragioni dell'amarezza e dell'indignazione per l'interpretazione riduttiva da parte di più organi, pur di fronte all'evidenza di una tensione criminale sempre più perigliosa nei miei confronti, non mi è consentito in questa sede per correttezza istituzionale. Sta di fatto che solo di fronte alla mia casa sconvolta dall'esplosione dell'ordigno, che avrebbe potuto fare vittime anche tra componenti della mia famiglia, si è giocoforza preso atto della crescente violenza nei miei confronti, in un contesto di sottovalutazione di tutta la vicenda. L'intendimento di mantenere la massima asetticità rispetto all'odierna grave storia non può esimermi dal ricordare che il 3 gennaio non ha segnato la fine della ritorsione intimidatoria nei miei confronti, ma al contrario l'inizio di un crescendo di tensione delittuosa che procedeva parallelo alla mia fermezza, con segnali sempre più minacciosi, sfociati nella rimozione dei culloni della mia autovettura di servizio. Sicché anche oggi, in un tranquillo mese di agosto vacanziero, l'unica mia condotta anomala è ancora riconducibile a fatti di quel periodo che si ripanano in una lunga serie di messaggi criminosi. A quali rimedi ricorrere? Purtroppo, a fronte di una criminalità tra le più potenti ed agguerrite del pianeta, evidentemente non bastano interventi di breve respiro, ma bisogna pensare ad operazioni strutturali rivolte a rimuovere le cause di tale violenza ed a riaffermare vigorosamente la supremazia dello Stato di diritto. Queste passano anche attraverso una tenuta del sistema al di là delle spinte emozionali legate a vicende contingenti ed ad una corresponsione in fatti concreti che tenga conto del radicamento e del livello della criminalità organizzata. Nel ringraziare il signor prefetto, l'arma dei carabinieri e le altre forze di polizia e soprattutto la società civile che mi è stata particolarmente vicina, esprimo l'auspicio di poter vedere l'esito di questo crescente dramma con l'individuazione dei responsabili. In un'estate di 19 anni fa Antonino Scopelliti ritornava a casa. Nella sua terra che amava intensamente. Sono tanto vecchio per ricordare bene l'esecrazione
e lo sdegno che la sua uccisione suscitò in tutto il paese. Ci ritroviamo qui, oggi, con gli stessi rischi, con le stesse parole. Si faccia in modo che non accada più.